Ragazze e ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Come vedete, oggi sono struccatissima, sfattissima, ma a volte è meglio mostrarsi così che starsi ad acchiettare, fare. Tanto quante volte ci siamo visti così, o anche in situazioni peggiori. Quindi ho detto, perché no? Facciamo questo esperimento sociale, un mix tra un vlog e un haul di Primark. Perché ieri, se mi seguite sulle storie di Instagram, l'avete visto, sono stata a Firenze con Giulia. Abbiamo preso, siamo andate a Firenze. Tra l'altro era la mia prima esperienza di guida prolungata per così tante ore, però in realtà ci abbiamo messo relativamente poco, da Roma circa 2 ore e qualcosa. Siamo andate principalmente ovviamente per Primark, come sapete è il centro commerciale Gigli, a Roma doveva aprire, ma ovviamente con il fattore coronavirus i tempi si sono allungati tantissimo e quindi niente, ci siamo un po' attaccate, quindi abbiamo detto andiamo, poi ci facciamo un giretto, siamo state un po' così tranquille e quindi niente, volevo farvi vedere cosa ho preso perché su Instagram me l'avete chiesto tutte. Primo tra tutti vi faccio vedere che ho preso dei peluscetti nel reparto giochini dei bambini per i cagnolini, in particolare vedete dietro Amarok che non vedo l'ora di riaverlo. Lui adora le cose con le etichette e vedete questi filetti, quindi ho visto questo, ho detto ci va a nozze. Allora, qui ho tutta la mia bustona di roba. Facciamo che le prendo come mi vengono. Allora, ho preso questa maglia lunga nera, cioè maniche corte semplicissima, sembrano quelle della linea Basics di H&M, pagata 4 euro. Queste qui io le utilizzo quando mi alleno col personal trainer, faccio le lezioni, così almeno, cioè, sto tranquilla perché ho la maglietta lunga, non si vede niente, e allo stesso tempo questa è molto leggera, quindi adesso che fa caldissimo almeno sto anche fresca, quindi questa è la prima cosa. Poi, sempre per quanto riguarda l'abbigliamento, ho preso questo cardigan. Io vado pazza per i cardigan o bara spolverino, come lo vogliate chiamare. Ne cercavo uno lungo 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 ed eccolo qua. Unico piccolo dettaglio che non mi piace sono questi bottoni dorati, però questi qua basta tagliarli con una forbicina e non si vedono più. Quindi va bene. Anche di questo ho preso una L, 16 euro. Un po' too much, eh? Prima ho calzato un po' i prezzi. Però vabbè, mi serviva, l'ho preso. Poi, questi cosa sono? Ah sì, sono i biker shorts. Io questi qua, avendo le coscette un po' grosse d'estate, è sempre meglio che me li metto sotto ai vestiti, alle gonne, se so che devo fare lunghi tratti, camminate, eccetera, 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 perché altrimenti sfrega la coscetta, raga. Molti di voi mi potranno capire e questa è, a mio parere, la soluzione migliore. Quindi ho preso questi, venivano 3 euro. C'erano soltanto grigi, altrimenti c'erano misure più grandi. Poi ho preso qualche camicia da notte, no, forse una, no, ce ne sono più di una. Allora, questa qui è molto basics in realtà, vedete? E ha questa trama bianca e maculata grigia chiara. È molto carina. Ho preso anche di queste anelle perché beh, sono comunque larghe. E questa qui l'ho pagata 6 euro. Ho rimesso a posto l'armadio da poco. E ho tolto tutto quello che mi ingombrava, quindi diciamo, ho fatto spazio al nuovo. Poi un'altra camicia da notte, questa qui ovviamente tema Harry Potter, cioè non posso andare da Primark e prendere qualcosa di Harry Potter, anzi vedrete che ce n'è di roba. Quindi il prescelto con tutti i vari simbolini, boccino d'oro, bacchetta di Sambuco, cicatrice, eccetera, eccetera. Di questo ho preso un L perché la vedevo un po' piccola e questa qui l'ho pagata 7 euro. Poi Giulia va pazza per i leggings di Primark, io vado pazza per i leggings, quindi ho detto proviamo sti famosi leggings. Mi ha detto prendi una taglia più piccola perché sono larghi, quindi ho preso la S. Speriamo che mi stiano. Tanto per quanto vengono 3,50 euro, ho detto proviamo, cioè, male che va, non li uso, o altrimenti se mi piacciono, poi quando apro Primark a Roma li si riprendono. Poi ogni volta rifornimento dei miei calzini preferiti in assoluto. Questi sono gli Arch Support Trainer Line, sempre con cotone sostenibile. Hanno cominciato a scriverlo qui. Vi faccio vedere che sono tutti forellati, vedete qua. E poi hanno le parti di sostegno. Sono veramente molto carini. E PS, se sentite qualche rumore strano in sottofondo, sono sempre i cani che giocano e non posso farne a meno. Poi ho comprato un reggiseno sportivo che però ho già messo a lavare perché lo devo usare oggi, quindi non ho da farvelo vedere. Comunque è molto semplice, nero, pagato 5 euro. Poi ho preso due cinte perché con il fatto che mi sono un po' ingrassata, quelle che avevo, onestamente, non mi stanno più bene come una volta, ecco, diciamole così. E quindi sono andata alla ricerca di queste cinture. Allora, ne ho presa una nera di corda, molto 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 carina e l'ho pagata 5 euro.
anche di questa ho preso la M. E poi ne ho presa un'altra, sempre nera, simil camoscetto, ma non è neanche camoscio, comunque con tutti questi dettagli argentati. Diciamo che ho faticato a trovare quelle con i dettagli argentati, perché io odio tutto quello che ha l'oro, cioè almeno su di me non mi piace. Anche di questa la M, questa 4 euro. Dopodiché ho ripreso una di queste fascette che io utilizzo per struccarmi, perché le adoro, cioè queste per quanto mi riguarda sono le migliori. In questo caso l'ho presa verde menta e bianca, 2 euro. Poi ho preso questa pietra pomice per provarla, perché mi piaceva che avesse tutti questi lati con cose diverse, e l'ho pagata soltanto 1,50 euro. Poi spugnette, queste qui io le utilizzo per togliere le maschere eccetera eccetera, 1 euro. Poi ho preso questo che volevo da una vita, che serve a massaggiare le creme, i residui di maschere, facial stone massager, quindi è una pietra massaggiante per il viso. Poi c'era questo qui che è il makeup artist tape addirittura, che è praticamente uno scotch per il makeup. Quando lo usate, sapete, da mettere qua per fare il vostro trucco super delineato. Ecco, c'era questo al posto dello scotch classico, ho detto proviamolo, 1,50 euro. Poi ho preso questi pads esfolianti per il viso, 2,50 euro, da usare appunto insieme allo scrub o con il detergente. Poi due pinzette, molto semplicemente perché mi servivano al momento, e ho preso queste qua da 1,50 euro, che tra l'altro hanno due punte diverse, la classica e quella super per appunta, che devo dire non sono neanche troppo male, sempre misurato al prezzo. Poi ho trovato questi, io li avevo comprati tempo fa su Amazon.com, quindi quello americano, perché qui da noi non c'erano. Sono delle clip per i capelli, in teoria non dovrebbero rovinare la piega, perché hanno questa parte in silicone che si adatta al capello. Sono molto molto comodi, io le uso sempre per lavoro, 2,50 euro. Poi questa è una cosa molto carina, sono delle travel jar, come vedete hanno tre misure diverse, la grande, la media e la piccola, pagate 3,50 euro, e sono molto comode per portare magari le creme in viaggio, se non si vuole portare la jar grande, le maschere eccetera eccetera eccetera, insomma sono sempre utili. Poi ho preso questi rasoietti per le sopracciglia, anche questi li uso per lavoro, in realtà non per le sopracciglia quanto per i baffetti, se c'è qualcosa da fare all'ultimo minuto eccetera eccetera, 2 euro. Poi sempre per lavoro ho preso queste ciglia individuali assortite, quindi hanno tre diverse misure, e ne ho presi 3 pacchettini perché li adoro. Sono dei classici ciuffetti, 1,50 euro. Poi ho preso queste salviettine umide, pagate 60 centesimi. Tornassi indietro ne avrei prese di più. Sono biodegradabili, da tenere in borsetta, sono piccole, sottili. Poi ho preso due smaltini, in realtà sono due base smalto. Una è rinforzante riparatrice, che è questa qui con la scritta viola, mentre questo qua c'è scritto 10-1, trattamento intensivo e strato base, quindi diciamo hanno due funzioni diverse, 3 euro l'uno. Poi con Giulia abbiamo preso questo, che è un profumatore per tessuti. Lo volevo spruzzare, sapete, sui vestiti quando li metto a posto dopo che li ho lavati, sulle lenzuola pulite per rinfrescare un po'. Ha un odore buonissimo, super dolce, fruttato, non lo so, infatti è con white lilac e ambra. Poi sapete cosa ho preso per mia madre? Questo sacchettino qua con i ghiaccioletti fatti a frutta. Praticamente questi dentro hanno un liquido, voi lo mettete in freezer e poi si mette nella bevanda. Non essendo ghiaccio normale, non si vanno a sciogliere nella vostra bibita e ad annacquarla, ecco. Quindi secondo me sono molto molto carini. Sono 20, l'ho pagato 1,50 euro. Ah, poi mi ero scordata, sempre per lavoro, queste spugnette monouso, 1,50 euro. Ci sono tre diversi tipi di spugnetta, questa ovale, il triangolino e il pad. Poi ho preso questa pochettina di Hogwarts, sempre con il tema Harry Potter. Mi serve sempre da mettere in borsetta, magari ci metto dentro gli assorbenti, le salviettine che vi ho fatto vedere prima, insomma mi faccio la mia pochettina da bagno tra virgolette. Questa qui l'ho già usata ieri, quindi ho staccato il cartellino, ma mi pare intorno anche qui 3-4 euro massimo, credo. Altra pochettina, io vado pazza per le pochettine piccole, perché la mia borsa, se la aprite, è tutta divisa in pochettine, così so bene cosa andare a prendere e dove trovarla. Questa qui aveva una forma molto particolare, perché non è tipo un astuccio per le penne, per intenderci, perché vedete è più piccolo, sempre per lungo, quindi magari ci puoi mettere qualcosa, che ne so, dentifricio, spazzolino da viaggio, mascara, dei trucchetti.
non lo so, veniva soltanto 1,50 euro, quindi l'ho preso. Poi Giulia mi ha costretta a prendere questo, che è il porta passaporto, la cover per il passaporto di Mean Girls. Fantastica, questa qui io gliel'avevo fatta prendere quando stavamo a Londra, mi pare, o a Milano, e lei me l'ha fatta prendere adesso, tra l'altro scontata a 2 euro. Quindi ho detto, vabbè, sì, dai, prendiamola. Anche se attualmente il mio copripassaporto, diciamo che non è proprio cheap, cioè di Victoria's Secret, insomma, è di un certo livello. Quindi adesso abbiamo anche le cover per il passaporto. Poi ho ovviamente preso delle agendine, come se non mi bastasse la sfilza di quelle ancora vuote che ho qui. Allora, questo mi piaceva troppo, è fatto stile mappa del malandrino, sempre di Harry Potter, pagato 3,50 euro. Mi piace molto perché vedete come si apre così, poi c'è la parte davanti e ci sono tutte le pagine così a righe. E l'altro, sempre tema Harry Potter, l'ho preso per utilizzarlo per segnare i pagamenti, le cose della partita IVA, fatture eccetera. Anche questo 5 euro, però è molto carino perché, adesso vi faccio vedere, è tutto plastificato e ha tutti dei divisori, vedete, con i vari personaggi di Harry Potter. Mi faceva sentire male, c'è Silente, Ron, Harry, Hermione e Edwige. Tra l'altro, senza farlo apposta, c'è anche gli altri miei, diciamo, taccuini per segnare i pagamenti, sono sempre di Harry Potter. E qua, senza farlo a caso, io avevo già messo, vedete, due spillettine, due segnalibri di Harry Potter che avevo preso sempre a Primark a Londra. Quindi già me l'ero fatta da sola, ho visto questo e ho detto, no vabbè, questo è molto più professional. Poi, sempre tema Harry Potter, ho preso questa penna perché sostanzialmente mi faccio acchiappare da ste minchiate, ve l'ho detto, cioè sono quasi tutte cavolate, alla fine vai da Primark e non prendi quasi mai cose serie. Proprio quella la chiave, trovi sempre qualche minchiatina da prendere. 2 euro la penna, la bacchetta di Voldemort. Sono una grandissima fan dei Mangiamorte, in particolare di Voldy, non me ne vogliate, ma era praticamente dovere avere questa cosa qui, solo per le situazioni ovviamente serie portarsi questa. Le mie penne sono tutte molto serie, guardate questa con la testa del nottetempo, sempre di Harry Potter. Poi cosa abbiamo? Questa qui di Ursula, cioè io solo penne sobrie. Poi una delle penultime cose, questo. Lo apriamo così ve lo faccio vedere bene, perché così non si capisce niente. Questo qua è uno di quei contenitori in plexiglass che vendono loro. Io sono piena qua, un sacco di cassettini. Questo qua ha il coperchietto, da questa parte ci potete mettere i pads per struccarvi, cotton fioc, cavoli e cose varie, non lo so, sieri, contornocchia. Ed è molto carino, appunto lo vorrei mettere in bagno, sempre se riesco a trovargli un posto. Ultime due cose sono due set per il letto. Io non sono una grande fan delle coperte da letto, lenzuoli particolari, cioè mi bastano, vedete, tinta unita, più o meno dei colori della camera, però ne ho tantissimi che invece hanno dei colori assurdi, tipo rosa, rosso, che non c'entrano niente. Quindi ho detto, vabbè, prendiamo dei colori un pochino più desaturati e grigi, che rispecchiano la mia vita e il mio mood. Quindi ho preso questo set, che è appunto grigio antracite, bellissimo, fatto in jersey, perché c'è sia il tessuto jersey che quello classico, che è un pochino più ruvidino al tatto. Questo qua mi sembrava più morbido. Io ho preso la misura per il double, io ho letto una piazza e mezza, dalle misure insomma mi sembrava giusto, 200 per 200, e questo qua l'ho pagato 20 euro, quindi il doppio rivestimento, lenzuolo materasso e i due copricuscini. E poi ovviamente ne ho preso uno tema Harry Potter, però sempre con dei colori che comunque ci stanno bene nell'ambiente. Infatti c'era questo modello e anche un altro, però aveva i colori delle varie casate, quindi c'era lo stemma Grifondoro eccetera eccetera. Invece questo era un po' più sobrio, però si noti. Abbiamo appunto la sagoma di Hogwarts, molto molto carina, e un cuscino, non ho capito se è un cuscino di un tipo, un cuscino dell'altro, se sia double fast, ma credo sia double. Anche questo 20 euro, ed è appunto dell'altro tipo di tessuto, non è in jersey. Detto ciò, io vi ho fatto vedere tutte le robine che ho acquistato, spero vi sia piaciuto questo mio piccolo haul improvvisato barra chiacchieriamo un attimo. Io vi mando un bacio immenso, speriamo di vederci presto, tornare con qualche idea graziosa, interattiva. Vediamo un po' cosa mi dice il cervello, che in questo periodo è un po' così. Vi ripeto, vi mando un bacione immenso e ci vediamo presto. Ciao!